È il giorno del derby al Gran Sasso d'Italia a Concia dell'Aquila. La giornata numero 19 mette di fronte l'Aquila di Cappellacci e il Chieti di Jezzo. La cornice di pubblico è semplicemente meravigliosa, con i quasi 4.000 spettatori pronti a colorare un match che promette scintille. La posta in palio è altissima, soprattutto dando uno sguardo a una classifica che vede entrambe le abruzzesi nelle zone altissime della graduatoria, comandata dal campo basso. I due mister mischiano le carte rispetto alle precedenti apparizioni. Cappellacci ripropone il 4-3-3 con Banegas, Marcheggiani e Costa Ferreira nel tridente d'attacco. In mediana Wali recupera dal brutto colpo e compone la linea con Del Pinto e Origlio. Angiulli va in tribuna. Il Chieti sceglie di mettersi a specchio con Salvatore, Fall e Masano pronti ad impensierire la difesa avversaria. Forgione, match winner dell'andata, e il riferimento più importante a centrocampo. Vincenzo Gatto e Ardemagni vanno in panca. Fischia Bortolussi di Nichelino. La prima conclusione verso lo specchio la porta il Chieti, che dopo pallone respinto da Alessandretti va al tiro con Di Sabatino, ma il suo mancino si spegne sopra la traversa di Michelin. Dopo tre minuti gli ospiti sfondano ancora a sinistra, ma sul perfetto cross di Marino nessuna maglia nero-verde trova la coincidenza col pallone, con l'Aquila che poi riesce a salvarsi. Ma la migliore occasione di questa prima parte di gara è per l'Aquila al minuto 19. Da ottimo schema da corner, Giulio Dori pesca Alessandretti, che colpisce di giustezza, ma l'incrocio dice no al vantaggio rossoblù. Passano due minuti e l'Aquila la sblocca con una perla meravigliosa di Banegas. Il 10 prende palla sulla tre quarti con Marino impossibilitato ad affondare il colpo dopo il precedente cartellino giallo. Il Pocio allora ne approfitta e appena inquadra la porta sul radar lascia partire un mancino di rara bellezza che va a finire in buca d'angolo per l'1-0. Per il Pocio è il decimo centro stagionale. Il Chieti sembra stordito, incapace di reagire, e alla mezz'ora rischia di capitolare per la seconda volta. Banegas tenta e trova l'imbucata di Marcheggiani. Il numero 9 salta tutti, ma prima di calciare cade a terra. Vibranti le proteste di giocatori e pubblico sull'eventuale contatto in area, ma Bortolussi lascia correre senza fischiare la massima punizione. 36esimo, l'Aquila insiste, soprattutto con la qualità dei suoi. Da contropiede la palla finisce sui piedi di Costa Ferreira, che non ci pensa due volte prima di calciare verso la porta di Vitiello. La sagoma di Postiglione devia in angolo la velenosissima conclusione. Rossoblù padroni del campo e ancora raddoppio sfiorato al minuto 39. Stavolta con Origlio, che col mancino fa la barba al palo dopo un perfetto giro palla da destra a sinistra dei rossoblù. Il Chieti vuole tornare a riposo con il pari e da contropiedi innescato da Masabud va vicino all'obiettivo. La sfera per Salvatore ai tempi giusti. L'esterno di sinistra cambia passo e appena trova lo spiraglio calcia. Michelin è goffo ma decisivo, mandando in angolo. Dopo un minuto è il Chieti a protestare. Sempre da corner si genera una mischia clamorosa, con i teatini immediatamente a protestare nei confronti di Bortolussi per un presunto tocco di mano. Anche in questa occasione il fischietto lascia correre. E questa l'ultima emozione della prima frazione, con l'Aquila che va a riposo meritatamente in vantaggio grazie alla meraviglia targata Banegas. La ripresa si apre con gli stessi 22 di inizio gara, ma soprattutto con un'azione da Moviola in area al quarto minuto. E ancora l'Aquila a protestare quando su cross dalla sinistra di Sabatino, intento a controllare la sfera, si fa carambolare il pallone sul braccio prima di rifugiarsi d'angolo. Bortolussi giudica evidentemente involontario il tocco senza decretare il penalty. Rivediamo il tutto. Da corner il pallone va sui piedi di Bellardinelli, che calcia immediatamente senza però centrare lo specchio difeso da Vitiello. La partita si trascina fino al 65esimo senza ulteriori sussulti. Allora Cappellacci opera il primo cambio del match, con Alessandro che prende il posto di Marcheggiani, apparso sempre utile alla manovra rossoblù durante tutto il match. Costa Ferreira si posiziona al centro del tridente con il nuovo entrato a sinistra. L'Aquila è sorniona e brava in fase di pressing. Al 67esimo Banegas prova una nuova magia, ma stavolta il suo mancino dà solo l'illusione ottica del gol, con la sfera che si spegne sull'esterno della rete. Al 70esimo però i rossoblù si addormentano sulla gestione palla e Foll ne può approfittare vedendo tutta la porta avversaria. Il suo destro si becca la disperazione dei suoi e i fischi dei tifosi rossoblù. Jezzo allora tenta la sterzata decisiva e subito dopo mette Alessandro Gatto e Castellano per Forgione e Vincenzo Gatto. Saranno questi i cambi decisivi.
Un istante dopo, Persiani va a prendersi la zona centrale d'attacco con Costa Ferreira uscito tra gli applausi della tribuna centrale. L'Aquila gioca bene e coi piedi buoni dei suoi imbastisce un possesso che porta alla conclusione di Origlio attorno al 78esimo. Il giro del numero 18 non si innesca con Vitiello che deve solo osservare. Passano solo due minuti e l'Aquila la combina grossa. I rossoblù perdono l'ennesimo pallone sanguinoso e stavolta Chieti ne approfitta. Il pallone filtrante in area di Castellano diventa un cioccolatino da scartare per Alessandro Gatto che con il tocco all'angolino trova il pareggio nero-verde. Brunetti e compagni protestano per la posizione di Gatto che per i rossoblù è oltre l'ultimo uomo di difesa. Rivediamo l'azione grazie al replay di Alberto Capo. La curva nord esplode insieme a tutta la panchina di Ezzo. Gli ultimi minuti più i 4 di recupero vedono l'Aquila alzare il baricentro portando pressione alla linea difensiva teatina. I neroverdi reggono, complice soprattutto la poca lucidità dei rossoblù in fase di ultimo passaggio. Il derby allora finisce in parità sul punteggio di 1-1. Gara vibrante, ben combattuta, anche ricca di spunti da moviola. L'Aquila superiore nella prima frazione, col grosso neo di non essere stata capace di raddoppiare. Chieti Sornione, mai disordinato e nel contempo più furbo in occasione del gol del pari. I 4.000 del Gran Sasso d'Italia si saranno sicuramente riscaldati, malgrado le basse temperature stagionali.